La ringrazio. Ha facoltà di replicare la deputata Anna Macina. A lei la parola, deputata Macina. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Ella ha certamente ragione quando ricorda tutto quello che è già stato fatto. Il problema è che però, a nostro avviso, i fatti cui si è fatto cenno ci raccontano di una criminalità che sfida lo Stato a volto scoperto e che non sempre è organizzata, non sempre si tratta di mafia, non sempre si tratta di criminalità organizzata. Ci sono momenti in cui i nodi vengono al pettine. Quei nodi non li abbiamo creati noi, ma a noi spetta il compito di provare a scioglierli. Ed in quest'ottica i cittadini hanno tutto il diritto di pretendere che lo Stato si occupi della loro sicurezza e garantisca la loro sicurezza. E quindi è doveroso e va benissimo un intervento repressivo, ma è un intervento postumo che interviene dopo. Allora è preferibile ed è auspicabile che si intervenga anche in maniera preventiva. Lei ha fatto riferimento alla videosorveglianza, ma noi sottoponiamo alla sua attenzione anche la necessità di ripristinare i presidi di legalità. Ed è sicuramente nell'ottica di un effetto deterrente il maggiore stanziamento di fondi per la videosorveglianza. E sottoponiamo sempre in quest'ottica a lei, signor Ministro, la richiesta di iniziative e misure ineludibili che al fianco del perseguimento e della repressione della criminalità siano anche in grado di costruire una rete strategica di prevenzione che assicuri alla complessa macchina della sicurezza nazionale lo sguardo, l'analisi e l'ottica di intervento. E inoltre le vogliamo rammentare e le vogliamo ricordare le lamentele della polizia che in queste ore e nei mesi passati sta manifestando perché chiede a gran voce di essere ascoltata sul rinnovo contrattuale. Anche quello, anche la valorizzazione degli uomini e delle donne Concluda per favore. che sul territorio mettono a rischio la loro vita per difendere tutti quanti noi, è un segno che questo governo e questo ministro darà a tutti coloro che si occupano della nostra sicurezza. Ringrazio. Grazie. Grazie.